i suoi libri sono come racconti in cui i personaggi rivivono le loro storie, i loro incontri, quello che si dicevano, fino nei dettagli, ecco. E allora uno entra in questo mondo diverso e si trova appunto a rivivere quello che era un'atmosfera, una cultura, un linguaggio. E questo, ecco, lei lo fa con grande sapienza, ma anche con grande originalità e con grande profondità. E insieme alla scuola normale abbiamo fatto, organizzato dei convegni, cioè lei, io l'ho aiutata, diciamo, sarebbe meglio dire così, dove le due culture, diciamo, quella più umanistica e quella più scientifica, si incontravano, e naturalmente il suo campo di studio, la memoria, era un campo di incontro, diciamo, che anch'io potevo affrontare. E il primo libro che io ho letto è La stanza della memoria, modelli letterari iconografici nell'età della stampa, che ha avuto un grandissimo successo, dove la linea ripercorre tutte le strategie della memoria, le strategie, diciamo, che si rifanno fino ai greci, ma poi alla fine del Medioevo e poi al Rinascimento. E ricordo che questo libro lei mi invitò a presentarlo, mi trovai come, diciamo, fuori, essendo fuori dell'argomento, con lei, Paolo Rossi, in un retroteatro, vero? Un retroteatro. E allora capì che stavo davanti a un grande personaggio, ecco. Io dico, ma perché avranno invitato un neurofisiologo come me? Io potevo dire solo qualcosa della memoria. Ecco, quello fu il punto di incontro. E allora abbiamo detto, ma in fondo parliamo lo stesso linguaggio, il linguaggio dell'interesse per la memoria, che in fondo anche interesse la memoria, anche cervello, la memoria, perché usavano queste strategie? E allora abbiamo cominciato a organizzare qualche cosa insieme. E ha avuto, insomma, culturalmente a noi ci sembra di aver fatto qualche cosa di utile, diciamo, di utile, come le due culture si possono incontrare e anche armonizzare. Poi ha scritto tanti altri libri, io cito solo quelli che ho letto. Il primo libro è stato tradotto in tutte le lingue possibili, quindi fino in giapponese, l'anno scorso, 2 anni fa in giapponese, è venuto subito a dirmelo. L'hanno tradotto fino in giapponese, poi spagnolo, inglese, tedesco, tutte queste lingue, quelle normali, il Vasandir, diciamo. E lei è un personaggio nella storia della letteratura, diciamo, molto, molto noto, molto famoso. Ha insegnato in America, ha insegnato al Collège de France, a New York, è professore normale, ci va quasi tutti gli anni. E quindi, insomma, è un personaggio che è una fortuna stasera averlo con noi. Andando avanti con quello che lei ha pubblicato, Poesia e ritratto del Rinascimento, questo è del 2008, poi un altro libro che è stato per me molto interessante, La rete delle immagini, quindi io mi occupo di visione, quindi qui di nuovo le convergenze, diciamo, fra i suoi interessi e i miei erano molto, un libro veramente interessantissimo. Io, è un libro che certe frasi, anche nelle quotazioni scientifiche, nei libri, diciamo, nei saggi scientifici, cito molto spesso. Poi l'ultimo è Il cuore di cristallo, che è un po', diciamo, alla base, ragionamenti d'amore, poesie, ritratti del Rinascimento, che è un po' alla base di quello, come background, di quello che forse ci dirà stasera, un libro raffinatissimo, insomma, dove si, appunto, si ricostruisce proprio questo mondo di incontri, di veramente affascinante, proprio Il cuore di cristallo, proprio.
l'apertura, diciamo, del cuore, perché è di cristallo e ci si guarda dentro per vedere quello che l'altro sente verso di noi, diciamo. Non è una questione di empatia, questo è proprio il desiderio di conoscere, di, diciamo, è la questione dell'amore, insomma. Ecco, e siccome poi la Lina, venendo qui all'Accademia, ha visto questi nostri belli, bei giardini, diciamo, che sono veramente bellissimi, raffinati, diciamo, che sono stati recentemente, l'anno scorso, diciamo, inaugurati, allora ho detto, ma perché io non ricucio, diciamo, queste storie d'amore, questi linguaggi d'amore nei giardini, come avveniva una volta, dove il giardino era, diciamo, non solo la passeggiata, ma era l'incontro anche, oltre che l'incontro amoroso, era la meditazione, l'incontro intellettuale, era, diciamo, lo studio, ecco. Si va nel giardino per pensare, c'era il giardino privato, anche qui c'era un giardino privato dove si andava a meditare, ecco. E di questo, con l'arco così della sua cultura, Lina ricuce il racconto che ci dirà stasera. E il titolo di questa sua conferenza è molto intrigante: Ragionar d'amore nel giardino tra Medioevo e Rinascimento. Grazie Lina. Molte grazie a Lamberto Maffei per queste sue parole molto generose, che forse hanno creato un'aspettativa che non sarò in grado, diciamo, di raggiungere, di realizzare. Mi ha fatto molto piacere che abbia ricordato, in anni ormai abbastanza lontani, la nostra collaborazione. Io allora ero così giovane, l'ultima arrivata, lui era già un grande professore, quindi è stato molto generoso a darmi retta e abbiamo fatto insieme delle cose che spero siano state importanti, e mi fa piacere che in un certo senso il nostro dialogo continui qui oggi. E volevo anche ricordare che al professor Maffei dobbiamo queste iniziative, cioè le iniziative per cui l'Accademia si apre alla città, cerca di parlare alla città. E quindi volevo ringraziarlo anche per questo, penso che sia una cosa molto importante, molto bella, specie oggi di questi tempi, e volevo ringraziare anche tutto il personale dell'Accademia dei Lincei che così con passione, intelligenza, generosità ha lavorato per questi avvenimenti, in particolare appunto Virginia che è qui con noi. E comincio allora il mio percorso, che come sapete sarà poi seguito da un concerto, e qui abbiamo, e ringrazio anche loro per la loro disponibilità. Ecco, io vorrei cominciare proprio dal luogo dove siamo, un luogo veramente straordinario, appunto la Villa della Farnesina, con questo giardino restaurato di recente, che come avete sentito è stato un po' anche all'inizio, diciamo, della scelta di questo tema. Ecco, volevo riflettere un momento su cosa significa luogo nella cultura del Rinascimento. Luogo non è soltanto un luogo fisico, ma ha una grande ricchezza di significati, nel senso che attraversa diversi piani di realtà, da quello fisico a quello mentale. Ed è molto bello vedere come questi diversi piani si intrecciano fra di loro. Cos'è un luogo nel Rinascimento? Un luogo è sicuramente una parte di un edificio, di una città o di un paesaggio. Ma un luogo è anche un luogo della mente, un luogo della memoria, là dove si addensano i ricordi e dove ci si può rivolgere quando si devono creare cose nuove, un testo, un discorso da fare, un'opera d'arte. Infatti nella tradizione classica la retorica, che non aveva ancora quel significato negativo che noi le diamo, aveva una parte proprio legata ai topoi, cioè la topica, no? L'arte dei luoghi. Ecco, e vorrei ricordare che questa parte della retorica è stata molto importante non solo per la letteratura ma anche per le arti figurative. Cos'era la topica? La topica, ha detto in modo molto elegante Roland Barthes, era una griglia che poteva essere o vuota o piena. Cos'è la griglia vuota? La griglia vuota è quella fatta dalle domande classiche, cioè se io devo
scrivere qualcosa o fare un'opera, le domande che mi pongo sono di cosa devo parlare, come, quando, dove, eccetera. Però, giustamente, questa griglia può essere anche una griglia piena, nel senso che attraverso i secoli a certe domande si è risposto in certi modi che si ripetono. Per cui un grande studioso, Curtius, ha pensato appunto che si potesse ricostruire addirittura la tradizione culturale europea in base proprio ai topoi, ai luoghi comuni, cioè ai modi in cui si è risposto a certe domande. Ora, molti di voi probabilmente, per fare un esempio così di cultura più bassa ma molto popolare, ricorderanno gli splendidi fumetti di Linus, no? Dove c'era Snoopy che cercava sempre di iniziare un romanzo e poi non andava mai avanti. Ogni volta iniziava dicendo «era una notte buia e tempestosa». Ecco, questo è un esempio tipico di topos. Come comincio? Ecco, questo mi fa piacere fare questo esempio a voi, se lo faccio ai miei studenti più giovani, in genere non conoscono Linus, quindi non funziona. Quindi diciamo, vediamo anche in questo esempio come il topos rinvia anche una memoria condivisa, no? Una memoria che però si ricrea, si rifà. Ecco, io ho pensato appunto di farmi guidare nel percorso di oggi proprio da questi schemi antichi, cioè dal fascino del luogo fisico, e questo è uno straordinario luogo fisico, che è anche un luogo di memoria che si carica di immagini e di parole, quindi una memoria viva che si rinnova continuamente. Voi sapete che la Villa della Farnesina è stata fatta costruire da Agostino Chigi, questo banchiere senese protetto da Giulio II e poi da Leone X. Fa costruire qui la sua villa, i suoi giardini, vi chiama a lavorare i più grandi artisti contemporanei, Peruzzi, Raffaello, Sebastiano del Piombo e altri, in un periodo grosso modo che va dal 1511 al 1520. Quindi siamo proprio nel cuore del Rinascimento, nel trionfo, diciamo, di quel classicismo che in un certo senso sarà tragicamente concluso dal sacco di Roma nel 27. Cosa voleva dire costruire una villa qui? Voleva dire costruire una villa, dei giardini, negli stessi luoghi dove gli antichi romani avevano costruito le loro ville, i loro giardini. Quindi voleva dire consapevolmente creare qualcosa che significava, come dire, riproporre il mondo classico in tutta la sua forza, quasi un tentativo di impadronirsi della forza, del fascino di quel mondo. E quando penso, diciamo, a questo rapporto così profondo, così vivo col mondo classico e allo stesso tempo così nuovo, no, che nel Cinquecento romano si attua, mi viene in mente un'idea molto bella di uno studioso americano, Thomas Green, il quale ha detto appunto che in questo tentativo di fare rivivere il mondo classico c'è una forte dimensione di nostalgia, quindi c'è il desiderio di far rivivere una bellezza che non c'è più, che sta in un mondo lontano. E allora appunto Thomas Green diceva si fa una specie di rito negromantico, no? Cioè si cerca di fare rivivere quel mondo. Ma nel giardino, diciamo, la tradizione classica, che era molto forte, e qui lo vediamo bene, si accompagnava anche ad altre tradizioni. Innanzitutto era molto forte naturalmente la tradizione biblica, che associava il giardino al giardino dell'Eden, quindi diciamo al paradiso perduto, luogo di delizie da cui l'uomo era stato bandito. Ma nella tradizione medievale, appunto, il giardino diventa spesso l'hortus conclusus. Qui vediamo un famoso esempio del 1410 circa, del maestro di Francoforte, dove vedete che c'è questo giardino protetto dalle mura, dove la Madonna con gli angeli, con i santi, appunto medita, legge. Quindi diventa appunto un luogo separato dal mondo, un luogo di bellezza e di contemplazione. E anche dalle parole appunto del nostro Presidente abbiamo sentito come questo fascino continui, no, nella nostra tradizione. Però ecco, accanto a questa dimensione, cioè l'hortus conclusus, il giardino come luogo della contemplazione, come luogo dell'amore divino, il giardino diventa anche il luogo del piacere, il luogo dell'amore terreno. E a questa ambivalenza concorre anche lo splendido passaggio del Cantico dei Cantici, dove appunto l'amata viene celebrata così: un chiuso giardino tu sei, sorella mia sposa,
un chiuso giardino, una fonte sigillata. Sei fontana di giardini, sei sorgente d'acque vive che decorrono dal Libano. Quindi vedete, molto sinteticamente, diciamo, ma com'è ricca la tradizione biblica e la simbologia, diciamo, che ad essa si rifà. Ecco, uno dei temi su cui vorrei fermarmi è appunto il fatto che tra Medioevo e Rinascimento il giardino diventa anche, ripeto, anche il luogo dell'amore terreno e in particolare di quella forma di amore che era l'amore cortese. E vedete, questa è una celebre fotografia degli affreschi del Trionfo della Morte di Pisa, fotografia, grazie, fatta prima del terribile bombardamento che li ha in gran parte rovinati. Qui vedete nel centro c'è la morte, diciamo, che imperversa, e sulla destra, ora poi vedremo meglio, sulla destra c'è una brigata di giovani eleganti, nobili, belli, nel giardino. Ecco, vediamo un momento meglio questa scena. Questa scena, è stato giustamente detto, è ricca non solo, come dire, di riferimenti alla realtà contemporanea, ma è ricca anche di riferimenti letterari, nel senso che vedete che questi giovani, uomini e donne, stanno insieme in questo posto bellissimo dove si fa musica, dove i giovani a volte reggono un falcone, perché una delle attività tipiche, no, della nobiltà era di andare a caccia. E poi ecco, vedete la seconda da sinistra, no? La seconda giovane regge un cagnolino, e questo pare che sia una citazione di un testo molto diffuso nelle lingue romanze, dove appunto la donna usava il cagnolino come segnale al suo amante per, diciamo, di via libera. Ecco, è un testo appunto molto diffuso. Ad esempio c'è una versione che si chiama La Dame du Verger, ma insomma è stato tradotto in varie lingue. Quindi torniamo un momento a questa rappresentazione. Abbiamo quindi questa scena di giovani che ragionano d'amore nel giardino. E però vedete che sopra di loro incombono degli amorini con le fiaccole volte in basso. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la morte incombe su di loro. Torniamo un momento, anche se purtroppo, ecco, questa è la versione a colori, dove forse potete apprezzare meglio quello che dicevo, ma volevo un momento tornare, diciamo, alla impaginazione generale. Qual è l'impaginazione di questa scena? È il trionfo della morte. Quindi, diciamo, questa rappresentazione, come dire, è un invito alla penitenza. Il giardino dove i giovani eleganti, belli, raffinati, pieni di memoria letteraria, diciamo, pieno di memoria poetica, ragionano, è il luogo, diciamo, che sarà travolto dalla morte. Quindi evidentemente qui il giardino è appunto il luogo del ragionare d'amore, è il luogo del pericolo, è il luogo del pericolo morale, il messaggio è penitenziale, è il memento mori, e infatti sappiamo che i domenicani hanno avuto gran parte, diciamo, nell'inventare appunto gli affreschi. Ecco, cosa succede nel Boccaccio? Nel Boccaccio, come ricorderete, abbiamo, come dire, un avvio in qualche modo simile, nel senso che abbiamo la peste che imperversa nella città, così come, no, nell'affresco del Trionfo della Morte avevamo appunto la morte che imperversa. E poi ricorderete che abbiamo questa scena delle sette giovani che si incontrano a Santa Maria Novella, poi arrivano anche dei tre giovani e decidono di lasciare la città. Ora, non mi fermo sul problema della cronologia, volevo solo dire che in un primo momento si pensava che gli affreschi di Pisa fossero stati fatti dopo il 1348 e che quindi fossero stati influenzati dal Decameron, ma adesso probabilmente è vero il contrario, perché appunto gli affreschi di Pisa sono stati attribuiti a Buffalmacco, si pensa che siano dagli anni 30 del 300, e quindi, diciamo, questo è un bellissimo problema di chi e cosa ha influenzato, di chi ha influenzato chi. Dal mio punto di vista è interessante richiamare il fatto che
diciamo, se noi pensiamo al trionfo della morte di Pisa e al Boccaccio, vediamo che, come dire, l'impaginatura è la stessa, ma naturalmente il messaggio è esattamente capovolto. Abbiamo il trionfo della morte, solo che al trionfo della morte Boccaccio reagisce non invitando alla penitenza, ma invitando a che cosa? Invitando a ragionare d'amore nel giardino, invitando alla poesia, invitando alla letteratura, invitando a godere la vita. Vi ricordate sicuramente come inizia, diciamo, tutta questa storia, cioè Pampinea, che diventa un po' la leader, no, di questo gruppo di giovani, invita a lasciare la città e dice: vorrei che di questa terra uscissimo e, fuggendo come la morte disonesti esempi degli altri, onestamente a nostri luoghi incontado ce ne andassimo a stare, e quivi quella festa, quella allegrezza, quello piacere, che noi potessimo, senza trapassare in alcuno atto il segno della ragione, prendessimo. Quindi vedete, il messaggio è proprio contrapposto. Sì, la morte imperversa in questo modo tremendo che è proprio, no, della peste, però il messaggio qual è? L'avete sentito anche da queste parole. Il messaggio è un invito a ricostruire un ordine, a ricostruire, diciamo, un mondo di bellezza, di regolato piacere. E io trovo molto bello, diciamo, che questo invito venga da una voce femminile, perché contro l'imperversare della morte, contro il disordine, il caos, no, che la peste ha creato in città, è una voce femminile che invita alla vita, che invita ad allontanarsi, che invita a ricreare un mondo, a ricreare appunto un nuovo ordine. Qual è questo mondo altro? Sarà appunto il mondo del novellare. E anche questo mi sembra affascinante, cioè il fatto che una voce femminile indichi nello spazio, nell'ordine nuovo del novellare, quindi della letteratura, della poesia, una specie di barriera, per quanto fragile, contro la morte. E questo non è solo nel Decameron, è un tema bellissimo presente ad esempio nelle Mille e una notte, dove ricorderete che Scheherazade, novellando, allontana la morte. Quindi in modo diverso, appunto, ma ritroviamo questo tema. Qual è appunto il luogo dove si ricrea l'ordine, dove si ricrea il piacere? È il giardino. E ci sono nel Decameron, sia nella prima che nella terza giornata, molte belle descrizioni del giardino, dove si sottolinea la piacevolezza, la varietà, la letizia del giardino, e poi appunto si dice che in questo nuovo spazio appunto si ricrea l'ordine. Sapete che ogni giornata avrà un re o una regina, ma nello stesso tempo un ordine diverso, un ordine basato sull'eguaglianza, perché ciascuno dei giovani sarà a suo turno, farà a suo turno appunto da re o da regina. Si dice poi che i giovani cantano, suonano, recitano poesie, quindi diciamo noi oggi, con la possibilità anche di appunto sentire delle musiche rinascimentali, in un certo senso abbiamo voluto ricreare proprio qui questo nesso bellissimo, diciamo, tra la letteratura e la musica. Un altro punto interessante, diciamo, nella descrizione che Boccaccio fa, è il tema, diciamo, del paradiso. È il tema del paradiso. In fondo vedete anche qui, in questa miniatura quattrocentesca francese, vedete che troviamo in fondo il motivo dell'hortus conclusus, no? Vedete che i giovani stanno a novellare e vedete Boccaccio sta fuori, no? Lo scrittore sta fuori dalle mura, ma in un certo senso, diciamo, sta dentro. Ecco, volevo farvi vedere anche un'altra illustrazione, questa invece di un incunabolo. Vedete che in alto a sinistra, diciamo, c'è la scena dei giovani a Santa Maria Novella, però il centro della rappresentazione è appunto il giardino. Il giardino con questa bellissima natura regolata, anche qui con lo strumento musicale Dioneo, no, che suona il liuto. Ecco, in una delle descrizioni più accurate dei giardini del Decameron, che è quella della terza giornata, a un certo punto non solo si sottolinea la piacevolezza del giardino, la sua capacità di parlare ai diversi sensi, ma anche, come dire, a un altro grande tema, cioè al gioco fra natura e arte.
Il giardino è il luogo dove la natura è regolata dall'arte e anche dove non si vede bene quali sono i confini, diciamo, tra l'una e l'altra. E mi limito solo a leggere alcune righe. I giovani, appunto, dopo aver visto la bellezza di questo giardino, siamo appunto nella terza giornata, cominciarono ad affermare che se paradiso si potesse in terra fare, non sapevano conoscere che altra forma che quella di quel giardino gli si potesse dare. Quindi vedete che viene fuori questo tema a cui avevamo accennato, no? Cioè il fatto che il giardino in fondo è un richiamo al paradiso, no? Al paradiso perduto, al paradiso terrestre. Ecco, fra l'altro è interessante perché nella terza giornata, dove appunto c'è questa descrizione di questo giardino meraviglioso, dove si dice, no, che i giovani dicono ma se c'è un paradiso, questo è il paradiso, il tema delle novelle è come si recupera un bene perduto. Quindi evidentemente Boccaccio è molto attento, no, anche al significato, come dire, della narrazione, al nesso fra narrazione e descrizione. Noi appunto quindi vediamo, ma sono solo alcuni accenni, diciamo, come abbiamo visto il giardino diventi il luogo dove si ricrea l'ordine, dove si ricrea il piacere, sia pure ordinato, dove si novella, si fa musica, si canta e dove appunto si ricrea per quanto è possibile in terra il paradiso. E qui Boccaccio sicuramente declina in modo originale però un altro topos, cioè quello appunto del giardino come paradiso e anche come luogo dell'età dell'oro, come luogo dell'eterna primavera. E questo nesso, diciamo, tra giardino, primavera e amore, pure un nesso antichissimo. Mi limito a ricordare dei versi di una poetessa del 200, compiuta donzella, che da questo punto di vista sono molto belle. E dice: alla stagione che il mondo foglia e fiora, accresce gioia a tutti i fini amanti, e vanno insieme agli giardini allora, che gli uccelletti fanno dolci canti, la franca gente tutta si innamora. E naturalmente potremmo citare molti altri esempi di questo nesso appunto tra la stagione, il luogo e l'innamoramento. E a proposito invece, diciamo, del nesso fra il giardino, l'Eden, il mito dell'età dell'oro, vorrei ricordare almeno alcuni versi del Purgatorio dantesco, dove appunto si descrive il paradiso terrestre. Vi ricordate che nell'ascesa alla montagna del Purgatorio a un certo punto si arriva al paradiso terrestre e Dante dice: quelli canticamente poetaro l'età dell'oro e suo stato felice, forse in Parnaso è sto loco sognare. Qui fu innocente l'umana radice, qui primavera sempre ogni frutto, nettare è questo di che ciascun dice. Dove appunto Dante, come dire, unisce insieme, no, il mito pagano, diciamo, dell'età dell'oro con il tema cristiano, diciamo, del paradiso terrestre. Ed è bellissimo: forse in Parnaso è sto loco sognare. Ecco, quindi, insomma, anche da questi pochi cenni vediamo come siamo di fronte veramente a un grande tema della nostra letteratura, carico di forti e diversi valori simbolici. Io certamente non voglio oggi proporvi una storia, diciamo, da ragionare d'amore in giardino tra Medioevo e Rinascimento, ma volevo, per quanto riguarda il Rinascimento, solo proporvi tre esempi in modo molto sintetico. Di questi tre esempi sono uno gli Asolani di Pietrobembo e gli altri due sono legati ai grandi poemi cavallereschi, quindi all'Orlando Furioso e alla Gerusalemme liberata. Cominciamo allora appunto dal giovane Bembo, qui forse rappresentato, forse in un ritratto di Bellini, che appunto scrive gli Asolani, questi dialoghi sull'amore, e li pubblica nel 1505. Quindi è un'opera giovanile e Pietro Bembo non è ancora diventato, diciamo, quel grande personaggio che ancora ci impressiona. È un giovane ancora alla ricerca del proprio destino, indeciso tra latino e volgare, indeciso, diciamo, tra la carriera politica a cui il padre lo invita e invece appunto la sua passione per la letteratura, per l'ozium letterario. E pubblica appunto gli Asolani presso Aldo Manuzio. Qui vediamo questo bellissimo frontespizio, diciamo, di un esemplare che è conservato a Ginevra,
che reca anche la dedica a Lucrezia Borgia. Ora, questi scritti sull'amore, come dire, attraversano varie vicende amorose di Bembo. In un primo tempo lui è innamorato di una fanciulla di cui non sappiamo il nome, poi c'è una storia d'amore con Maria Savornian, che era legata in matrimonio a un'altra persona. Questa storia d'amore ci è testimoniata da un bellissimo epistolario a suo tempo pubblicato da Dionisotti, ed infine appunto l'amore con Lucrezia Borgia, che è testimoniato, come vedete, dalla dedica contenuta solo in alcuni degli esemplari del 1505. Perché appunto questo testo si chiama Asolani? Perché, secondo il modello classico, prende il nome dal luogo Asolo, dove è ambientato, e dove Caterina Cornaro, che aveva dovuto lasciare Cipro dopo la morte del marito, celebra le nozze appunto di una sua damigella. Come è organizzato questo testo? Questo testo è organizzato con una regia molto precisa basata sul tre. All'inizio abbiamo tre damigelle della regina che cantano una canzonetta. Esalta, come uno diciamo, si lamenta dell'infelicità che l'amore dà, l'altra invece esalta il piacere che l'amore dà, e la terza parla invece, diciamo, di un amore più spirituale che potrebbe far tornare in terra l'età dell'oro. Quindi, diciamo, rappresentano tre posizioni diverse. Ed è interessante che tutti cantano queste fanciulle accompagnandosi appunto con degli strumenti musicali, le prime due con un liuto e la terza appunto con la viola. Ecco, questo, diciamo, è un quadro del secondo Cinquecento, però così ve lo propongo perché ci sono queste tre fanciulle, no, che suonano e cantano. Allora, cosa possiamo dire? Possiamo dire appunto che qui abbiamo il ragionare d'amore, come vedremo meglio il ragionare d'amore in giardino. Abbiamo molto forte il tema del nesso fra giovinezza, poesia e musica. Ci sono delle pagine molto belle che sottolineano proprio il fascino della musica, ed è interessante che da subito, quindi nei primissimi anni del Cinquecento, noi abbiamo un quadro come questo, probabilmente di Mazzola, in cui abbiamo questo giovane, vedete, che apre un manoscritto dove abbiamo delle note e sotto abbiamo un verso. Ah, quante cose qui tacendo passo. E questo è un verso degli Asolani. Quindi è interessante, diciamo, del fatto che praticamente in presa diretta, no, la pittura registra questo nesso, diciamo, tra amore, musica e poesia, che era uno dei grandi temi appunto degli Asolani. Come dicevo, il libro di Bembo ha una struttura molto complessa, che ora vi racconto in modo sintetico, diciamo, ma c'è tutto questo gioco di riflessi. Abbiamo le tre fanciulle, appunto, che cantano queste tre canzonette iniziali, e poi abbiamo tre dialoghi che si svolgono appunto nel giardino, in cui nel primo Perottino parla contro l'amore, cioè Perottino è il giovane infelice che piange e insomma dice che non ci si deve innamorare perché sennò si soffre troppo. Poi nel secondo invece Gismondo è l'amante felice, epicureo, che canta i piaceri appunto della vita e dell'amore. Ed infine Lavinello, nel terzo libro, prima invita così, insomma, a controllare le passioni, quindi, come dire, indica un ideale stoico, no, di controllo delle passioni, e poi racconta di essere andato da un romito, da un eremita, che gli indica un'altra visione dell'amore, un amore, diciamo, non terreno, un amore neoplatonico, un amore religioso. Cos'è che vorrei fare? Io vorrei, diciamo, farvi vedere come viene costruito il luogo, anzi i luoghi del ragionare d'amore. Nel senso che i giovani appunto ragionano d'amore nel giardino, il romito invece ragiona dell'amore spirituale neoplatonico in un altro luogo, in un luogo più selvaggio, come vedremo. È molto interessante vedere come Bembo costruisce l'arrivo al giardino, cioè ci fa vedere questi giovani, tre ragazzi e tre ragazze, che stanno nella villa e che da un verone guardano dall'alto il giardino.
Quindi, come dire, il giardino viene visto dall'alto secondo una prospettiva che permette di vedere quanto è ordinato, diciamo quanto è bello. Poi via via si avvicinano appunto a questo giardino che viene descritto da un lato avendo in mente i giardini storici, fra l'altro Caterina Cornaro aveva dei giardini, diciamo, e d'altro lato naturalmente viene descritto con una grande ricchezza di memoria letteraria, con citazioni petrarchesche, con citazioni naturalmente del Decameron, soprattutto della terza giornata. Quindi questa diciamo, descrizione del giardino è la descrizione del luogo dove i giovani vanno allontanandosi dal palazzo, scendendo dal palazzo, e è un luogo appunto bello, elegante, ordinato. Però diciamo questa è solo una tappa del viaggio dei giovani verso il giardino. A un certo punto si dice che decidono di andare in un pratello, in un piccolo prato, dove, come dire, questo tema dell'ordine non è così forte. Si dice che le piante sono cresciute senza legge e in maggiore quantità. Poi ci sono due selvette pari e nere per l'ombra e piene di una solitaria reverenza. Cioè è un luogo dove il controllo dell'arte è meno forte, dove la natura, diciamo, è più forte, è il luogo, potremmo dire, del furore poetico, ecco, del furore neoplatonico. Quindi, in realtà, diciamo, abbiamo due giardini e il luogo dove si ragiona del giardino è un luogo caratterizzato, sì, dall'ordine, dal controllo, però anche appunto con questo elemento, come dire, un po' più di inquietudine, un po' più di disordine. Ed infine abbiamo appunto il boschetto dove vive l'eremita. E qui veramente vediamo come Bembo sia un grande regista, perché mentre, diciamo, per ragionare d'amore nel giardino i giovani scendono, no, dall'alto del palazzo in basso, nell'ora più calda del giorno, invece appunto per salire dove sta questo eremita, Lavinello deve appunto fare un percorso in salita e poi alla mattina presto è come spinto da una forza che è più forte di lui, no? Quindi vedete, c'è proprio un ritratto contrapposto, diciamo, dei due luoghi. Mentre il giardino è caratterizzato dall'ordine, dall'arte, diciamo, che controlla la natura, qui Bembo sottolinea come abbiamo un luogo semplice, naturale, nello stesso tempo perfetto, una specie di Eden ritrovato, dove tutto è naturale, ma tutto sembra invece frutto dell'arte. Quindi vedete, c'è proprio un rispecchiamento, no? dei due luoghi. Siamo nel luogo della solitudine, siamo nel luogo appunto della ispirazione divina. Quindi ecco, possiamo vedere come Bembo in questa opera giovanile, ma di grande fascino, appunto ricicla in un modo rinnovato il tema del ragionare d'amore nel giardino. Lo ricicla inserendovi aspetti della vita contemporanea, inserendo poesie, inserendovi gli elementi, diciamo, legati alla riflessione neoplatonica sull'amore che soprattutto Marsilio Ficino, no, aveva proposto. Nello stesso tempo fa una specie di ritratto doppio dell'amore, l'amore terreno, l'amore neoplatonico, l'uno collocato nel giardino, l'altro collocato lì vicino, però in un altro luogo, nella selva, appunto, cui si deve salire, no? In una natura che è così perfetta che sembra essere frutto d'arte. Ma veniamo alle ultime due tappe del nostro percorso. Cosa succede di questo nesso, quindi, diciamo, tra luogo, ragionare d'amore, nei poemi cavallereschi? È interessante il fatto che sia nell'Orlando Furioso che nella Gerusalemme liberata si continua naturalmente a ragionare d'amore nel giardino, ma le cose sono anche cambiate. Perché? Perché il giardino sta nell'isola della maga. Quindi, come dire, il giardino sta in un'isola che è al di fuori dello spazio controllato dalla ragione cristiana e occidentale, sta al di là delle colonne d'Ercole. Vi regnano delle maghe affascinanti e pericolose, venute dall'Oriente, e lì, appunto, in queste isole, in questi giardini, i cavalieri cristiani, distolti dalla loro missione, distolti dal loro dovere di combattere, appunto, verranno iniziati al piacere amoroso. Quindi
come dire, il giardino diventa sì il luogo dove si ragiona d'amore, il luogo del fascino e il luogo della perdizione, no? Il luogo, diciamo, in cui però si sperimenta qualcosa, ecco, quindi diventa molto, molto ricco di significati. Vediamo ad esempio l'isola di Alcina. Beh, questo, diciamo, è un famosissimo quadro di Dosso Dossi che è stato variamente interpretato, ma che mi piace così ricollegare all'Ariosto. All'isola di Alcina si arriva sempre con dei mezzi straordinari, o appunto volando con l'ippogrifo o sbarcando su una balena che sembra un'isola. E l'isola di Alcina è l'isola dell'eterna primavera, dove le piante e gli animali possono essere i corpi degli amanti di cui Alcina si è stancata e che, come novella Circe, appunto ha trasformato in animali e piante. E quindi cosa vediamo? Vediamo che il giardino stesso è frutto di incanto. Quindi, diciamo, diventa, come dire, esplicito, no? Il tema della magia del giardino. E appare naturalmente in tutto il suo splendore. Vi cito solo alcuni versi. Vaghi boschetti di soavi allori, di palme ed amenissime mortelle, cedri ed aranci che avevano frutti e fiori, con testi in varie forme e tutte belle, e così via. Quindi Ruggero, cioè appunto il cavaliere cristiano, viene affascinato, ammaliato, prima dal giardino e poi dalla maga. Ma la bellezza del giardino, a sua volta una bellezza frutta di incanto, frutta di magia, e Alcina, che gli appare come una bellissima giovane, alla fine si rivelerà quanto mai vecchia e brutta, una puttana vecchia, dice a un certo punto Ariosto con una, come vedete, con un'espressione molto forte, no? Molto, molto dura, molto realistica. Quindi appunto vediamo che il giardino resta il luogo del ragionamento d'amore, ma un luogo pericoloso. In un certo senso il giardino è il prolungamento del corpo della maga, col suo fascino pericoloso, col suo fascino menzognero. E questa dimensione diventa ancora più forte nel Tasso della Gerusalemme liberata. E qui ho scelto tra le tante immagini possibili quella del Tiepolo, che ci rappresenta appunto gli amori tra Armida e Rinaldo. Rinaldo è l'eroe cristiano da cui dipende la liberazione di Gerusalemme, quindi è pericolosissimo dal punto di vista, come dire, della missione che il poema vuole che sia compiuto, che lui stia lontano tra le braccia appunto di Armida. Ecco, e è molto interessante il fatto che, come accennavo prima, anche Tasso, come aveva fatto Ariosto, situi l'isola di Armida al di là delle colonne d'Ercole, ma con un'accentuazione del carattere pericoloso del nuovo mondo. Diciamo, quelle isole sono le isole dove vivono appunto dei cannibali o vivono degli idolatri, quindi che vanno appunto convertiti, no? Che andranno conquistati. E nello stesso tempo quelle isole dove regna Armida sono le isole del piacere e nello stesso tempo del disordine morale. E qui vediamo come questo tema del disordine morale si incarna nel luogo, appunto, qui torniamo al nostro tema, nel senso che il giardino di Armida sta sulla cima di un colle a cui si sale faticosamente attraverso il freddo, attraverso il ghiaccio. E soltanto in cima ci sarà questo giardino bellissimo dove appunto c'è un'eterna primavera. Quindi vedete che è capovolto il rapporto tra alto e basso, no? Tra caldo e freddo. E nel giardino di Armida domina nettamente l'arte. L'arte è la sua dimensione più ingannevole, più fascinosa, che è appunto un'arte erotica, che è l'arte della magia. E la descrizione del giardino è molto bella anche da questo punto di vista, cioè è un giardino in cui frutti e fiori sono contemporaneamente presenti, perché la forza magica della padrona di casa, diciamo, riesce a vincere il tempo, no? Riesce a mettere insieme quello che il tempo in genere separa. E poi è interessante perché con una specie di gioco da scatole cinesi, appunto abbiamo questo regno di Armida che è in cima al colle, e il giardino sta al centro del palazzo rotondo circondato da un labirinto. Quindi c'è proprio un capovolgimento, no? Di quella che in genere è la disposizione dei luoghi.
Ecco, e in questo giardino, in cui appunto si celebra il trionfo dell'amore, il trionfo della tentazione, non poteva mancare la musica, quella del canto degli uccelli, dello stormire delle fronde. E vi leggo anche qui qualche breve esempio. Vezzosi augelli infra le verdi fronde, temprano a prova la civette note. Mormora l'aura e fa le foglie l'onde garrir che variamente ella percote. E veniamo a sapere che questa specie di grande concerto naturale in realtà è regolato da Armida, cioè è Armida che è presente, no? Anche in questo concerto meraviglioso a cui concorrono anche le foglie, a cui concorre anche la natura. E così come esotico e pericolosamente posto al confine tra mondo umano e mondo naturale, è l'uccello che a un certo punto canta, il pappagallo, appunto, che per l'Europa di quel tempo era naturalmente l'animale esotico per eccellenza. E il pappagallo cosa fa? Canta i piaceri dell'amore e invita, appunto, secondo un antico topos, a cogliere la rosa. Cogliam la rosa in sul mattino adorno di questo dì che tosto il seren perde. Cogliam d'amor la rosa, amiamo or quando esser si puote riamato amando. Ecco, quindi in un certo senso possiamo finire qui il nostro percorso, perché qui troviamo, come dire, condensati, no, tutti gli elementi che abbiamo visto. E visto che tra le magie di cui Armida è capace c'è appunto quello di far cantare il pappagallo, di mettere insieme la musica degli alberi con la musica degli uccelli, ecco, mi sembra giusto che anche noi a questo punto ascoltiamo la musica. Quindi grazie. Thank you.
possibile alla fine inviti anche al dormire.
È per ringraziare in quanto a questi preziosi menuetti trovati in uno scrigno misterioso che poi ci diranno dove è nascosto, nel ringraziare la sinfonia della relatrice che veramente con parole e musica, parole che ha detto lei che era pura poesia, la musica oltre che dei ragazzi e le ragazze, ripeto ragazzi e ragazze qui presenti, con l'immagine continua, rilevantesi continuamente in rapporto ai diversi momenti magici. A questo punto io nel ringraziare e nel chiudere, in un libro uscito recentemente a Roma, trovo a pagina 33 un brevissimo concetto, amore. Amore luminoso, amore silenzioso, amore tempestoso, geloso, armonioso, amore rispettoso, amore dispettoso, amore vittorioso, amore misterioso. Vi avevo detto che Lina ci faceva rivivere questi momenti del giardino, del Rinascimento, e veramente con la musica poi è riuscita in pieno. Io vorrei ringraziarti, Lina, per questa bellissima conferenza, come ringrazio il maestro Sabeni. E vorrei anche dire che in questo mondo così, insomma, non sempre piacevole, stasera mi è sembrato di rivivere come nei giardini del Rinascimento, tra le parole e la musica, un momento di piacere, un piacere, insomma, mi è sembrato di essere migliore, ecco.